La figlia di un quacchero scomparve. Quando la ritrovarono, lo squarcio alla gola sembrò essere la cosa più delicata che le era stata fatta. Il suo assassino, il cui nome non sarà rivelato, non riuscì a sopportare il senso di colpa e l'orrore. E un anno dopo l'omicidio, andò in una stazione di polizia a costituirsi. Nonostante avesse chiesto la pena di morte, gli diedero l'ergastolo. Così fu mandato a Sing Sing a scontare la pena. 17 lunghi anni passarono. L'assassino scoprì la religione e l'abbracciò. Era cambiato. E se mai fosse stato uno psicopatico, ormai non lo era più. Ma questa storia non parla di lui. Molti altri anni passarono. Le autorità si convinsero che non si trattava di una commedia. Quell'uomo era cambiato, era sinceramente pentito e decisero di rimetterlo in libertà. L'uomo si trovò una casa con l'intenzione di vivere una vita semplice e serena nell'attesa della fine dei suoi giorni. Ma quella che gli rimaneva da vivere non era una vita semplice e serena. Le apparizioni continuarono per 11 merdosi anni e alla fine il killer impazzì. E una notte d'inverno, mentre ricordava un passo del Vangelo dove si affermava che le uniche persone a cui è garantito l'inferno non erano gli omicidi, non erano gli stupratori, ma coloro che si erano dati la morte per propria mano, l'assassino trovò l'idea perfetta, perché sapeva che almeno all'inferno il quacchero non lo avrebbe tormentato. Quindi si tagliò la gola da parte a parte. E l'ultima cosa che vide fu il vecchio estrarre un rasoio affilatissimo, portarselo alla gola e tagliare.